Cari telespettatori di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo nel verde, in mezzo alla natura dei pascoli di montagna. Ci troviamo più precisamente a Malga, Molvine e Binot, tra i comuni di Segusino e Valdobbiadene, e quella che scopriremo oggi è un'iniziativa molto singolare che unisce la cultura alla tradizione locale. Questo progetto, che è un po' dedicato alla riscoperta della montagna, in che cosa consiste e che cosa si prefigge soprattutto? Intanto si prefigge di dare dignità sociale alla figura del Malgaro e del Casaro di montagna. Credo che possa interpretare straordinariamente un'esigenza di professioni che siano messe nel territorio e che possano contribuire a valorizzarle. Di solito il Malgaro o il Casaro sono stati percorsi che sono passati da persona in persona, quindi da generazione. Noi crediamo che sia il momento per dargli una dignità professionale e un riconoscimento sociale importante. Prevediamo quindi un percorso formativo strutturato, fatto di quelle competenze che servono per svolgere una professione che sempre di più assomiglia all'imprenditore e sempre meno all'operatore improvvisato. Praticamente noi sono anni che collaboriamo col professor Gasperini e con l'Università Ca' Foscari. L'ha sempre portato su degli studenti per imparare a vedere come si faceva a far formaggio. Quindi questa è una continuazione di un progetto partito da molto tempo. Adesso sta arrivando verso la fine, dove riusciranno a formare, in arco di una settimana faranno un corso dove formeranno dei malgari veri e propri, perché c'è proprio bisogno di queste persone che al momento mancano. Con la nascita della Scuola Internazionale dei Formaggi di Montagna, questo è il nome scelto, si è instaurata anche una collaborazione tra il comune di Segusino e quello di Bagolino, in provincia di Brescia, due paesi conosciuti anche per i loro formaggi tipici, rispettivamente lo Scec e il Bagos. Questa iniziativa, che ospitiamo ben volentieri e con calore, va un po' a confermare e a dare maggior valore al percorso che già abbiamo intrapreso come amministrazione, che è quello di, appunto, di cercare di preservare e valorizzare questa tradizione agricola e montana, che abbiamo anche, appunto, portato avanti acquistando questa malga nei mesi scorsi, questa malga di proprietà della comunità montana per Alpi Trevigiane, che appunto abbiamo voluto fortemente rimanesse un patrimonio della collettività e rimanesse come luogo proprio destinato a portare avanti questa tradizione e questi valori. E penso che si possa avere un connubio perfetto tra Bagolino e Segusino, perché c'è una radice comune che può far capire i problemi che crea comunque il vivere in montagna tra queste due realtà. A moderare la presentazione è stato il professor Danilo Gasparini, storico e docente universitario, ideatore della scuola. L'idea ha un percorso lungo, no? Perché io, dal punto di vista storico, mi sono occupato spesso di questa realtà. Dopodiché ho cominciato a frequentare, soprattutto con gli allievi dell'università e del master di Ca' Foscari, li portavo qui alle 5 del mattino a mungere, a pascolare, per vedere appunto cos'è fare il formaggio di montagna. Poi, saltando con i passaggi, ci sono state delle congiunture, ci siamo incontrati e soprattutto abbiamo capito che c'era da una parte una necessità di conservare questo mondo, di riuscire a conservare questi saperi. E come ricordava prima Irene, sono saperi antichi. Il grande vantaggio che noi abbiamo oggi è che sappiamo che quelle intuizioni empiriche che avevano i malgari, i casari, oggi li possiamo riempire di contenuti scientifici. Loro avevano capito, non sapevano perché, adesso. Quindi salvare questo mondo, questi saperi, ma creare anche delle nuove professioni, mettendo assieme i saperi antichi e quanto la cultura e la tecnica ci danno oggi, creando queste figure molto complesse, figure che affrontano questo mestiere con la cultura giusta, che è una cultura non solo scientifica ma filosofica, anche antropologica, cioè di chi sa che sta lavorando una materia primordiale, il latte,
che è vita, perché tutti noi da piccoli cominciamo con il latte, no? Ecco, creando queste figure in maniera da arrivare al consumatore e facendogli capire, guardate che quella cosa che vi stiamo dando, quel pezzo di formaggio che assaggiate, quel bicchiere di latte che state per bere, ha millenni di storia dietro e noi stiamo portando avanti questa storia. Quindi mi piacerebbe avere un Casaro che parli di Heidegger, che parli di Aristotele, che parli di Platone, che abbia la sapienza botanica del pascolo, dei prati, che sa riconoscere le erbe, le piante, i fiori, perché sono quelle piante e quei fiori che poi danno a quel formaggio, a quell'altezza, quel gusto che è unico.